Eccoci qui amici, benvenuti sul canale. Oggi guarderemo l'apiario di Christian, che sta adesso girando con noi. Buongiorno a tutti. Bene, noteremo uno sciame che abbiamo già visto. Nel link in descrizione vi riporta allo sciame e vediamo come è cresciuto nel tempo di 3 settimane. Va bene? Mi raccomando, adesso guardate i vari passaggi che farò per allargare ulteriormente questo sciame, per accelerare la fase di deposizione. Ok? Seguitemi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanellina e mettete un like se vi piace. Stamattina stiamo lavorando con Amelia, gli abbiamo dato questo nome. Benissimo. Allora, ricordatevi sempre, quando aprite l'arnia, date un'occhiata al coperchio che non ci sia la regina appoggiata sopra. Quando vedete che non c'è, sgrullate, ok? Bene, da come si evince, Amelia si è posizionata qui con le api, ha deciso di stare tutto sulla destra dell'arnia. Allora adesso spostiamo i telaini nuovi ancora non utilizzati, così abbiamo spazio per controllare meglio. Anche qui controlliamo che non ci sia. Sia la regina, bellissimo. Ecco il primo telaino che stanno davanti a stirare, vedete? Hanno stirato, però ancora all'interno non c'è covata. Quindi cosa facciamo con questo telaino? Allora adesso lo spostiamo un attimo leggermente fuori. Andiamo avanti a controllare l'altra covata come sta andando. Ricordate, l'abbiamo presa 3 settimane fa, questo sciame. Allora, apriamo, guarda qui, questa è tutta covata fresca, bella, vedete? Tutta covata fresca, un bel telaino pieno. Quindi Amelia sta lavorando bene. Mettiamo di lato, sempre, con delicatezza, contiamo tutti i telaini di covata che ha fatto, perché dovremo decidere i vari spostamenti, ok? Questa è tutta covata opercolata di circa 10 giorni. Vedete, ancora tutta covata percolata, eh? Tutta covata percolata. Amelia si è data da fare. Abbiamo detto che è solo 3 settimane che l'abbiamo preso questo sciame. Ecco, questo è il primo telaino dove Amelia ha deposto. E infatti, ecco Amelia, la vedete? La vedete la regina qui? Bene, guardate le api che stanno nascendo. Noi abbiamo parlato di 3 settimane. 3 settimane e le api stanno nascendo, quindi sono 21 giorni. 21 giorni e stanno nascendo. Va bene? 7, 14, 21. La terza settimana oggi e stiamo già vedendo le api che sono nate. Vuol dire che Amelia subito nella notte ha deposto all'interno degli opercoli, perché gli abbiamo dato della covata, gli abbiamo dato dei telaini pronti alla covata, quindi lei ha deposto subito e ha riempito. Infatti, se notate, la covata è circolare,
queste stanno nascendo, ma già c'è tutta la deposizione centrale, perché è sempre a rotazione, quindi questa è una regina che si sta comportando bene. Adesso guardiamo l'ultimo telaino che Amelia ha riempito di covata, ma anche molto miele. Infatti qui vedete quanto miele, guardate le api che stanno nascendo, ed è pieno di api giovani, vedete? Ok, quindi torniamo a noi, telaino di covata, e questo è un telaino di covata dove ha parecchio miele. Cosa possiamo fare? Telaino, ok, a fianco, subito, ancora covata, ok, spostiamo ancora covata, la spostiamo. Adesso ci abbiamo questo telaino stirato, ok, è pronto per essere deposto, quindi glielo diamo subito all'interno, dove Amelia deporrà subito questa notte. Abbiamo l'altro telaino di covata fresca, lo spostiamo lì fuori e vai con un altro telaino cereo, ok? Ricordatevi, questa operazione con i fogli cerei la potete fare liberamente quando c'è il raccolto, perché le api sono libere di costruire subito e riempire col miele, perché se non c'è raccolto questi telaini non li riescono a lavorare. Quindi dovrete dargli dei telaini già estrusi, quindi già lavorati, pronti per essere deposti. Allora la regina non farà fatica. Adesso noi siamo arrivati a un buon punto qui, siamo a posto, però faremo un'azione importante, cioè siccome Amelia nel giro di pochi giorni deporrà praticamente su tutti i telaini, perché vi ho fatto vedere ci sono tre telaini di covata che sta nascendo, quindi nel giro di pochi giorni ci saranno tantissime api a disposizione per Amelia, e queste potranno andare avanti a lavorare, ma a fare una cosa importante, portare sopra il miele. Quindi noi cosa faremo? Adesso gli mettiamo un melario. Allora, amici miei, escudi regina, ok? Telaini a disposizione nuovi. Questo è un melario da 9, ok? Col melario da 9 il telaino può essere benissimamente messo così com'è, col foglio cereo, e non costruiranno in mezzo, ok? Questa è un'arnia nuova e questo non entra bene. Qui c'è e qui ci siamo quasi. Perfetto. Abbiamo messo adesso il melario. Vi ricordo sempre di tenere sott'occhio, quindi nel giro di 10 giorni venite in apiario, controllate di nuovo il melario come sta andando, ok? Quindi se sono salite per poter raccogliere, in modo da contenere sotto controllo la fase di raccolta. Adesso noi siamo all'11 di giugno, tra pochi giorni, penso ancora una settimana, dovrebbe iniziare il girasole a fiorire qui in questa zona, e allora ci sarà una bella importazione, visto che in questi giorni ha piovuto. Penso che quest'anno il raccolto andrà abbastanza bene in questa zona, proprio perché ha piovuto in questo momento. Vi ringrazio di averci seguito, a me e a Christian, il cameraman, e vi invito ancora a iscrivervi al canale, e se avete domande commentate, chiedete, ok? Noi facciamo anche visite anche sul posto, qui nella zona, verremo con i corsisti da voi
e vedremo il vostro problema e cercheremo di risolverlo. Vi saluto e al prossimo video. Ciao!